e benvenuti in questo nuovo viaggio a tema Urbex. Oggi ci troviamo nel Piemonte abbandonato per esplorare questo castello qui. Pensate, un castello che risale addirittura alla seconda metà del 300. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di esplorarlo assieme. Andiamo. Non so da che parte siamo entrati. Comunque qua possiamo trovare subito affreschi interessanti. È un castello, quindi sicuramente sarà pieno zeppo di affreschi. Ecco, guardate qua ad esempio. Vedete là in fondo? Questo è un soffitto tutto affrescato. Poi magari in questa stanza che vi sto inquadrando adesso si entra da un'altra parte, quindi magari forse dobbiamo uscire lì e rientrare. Ah, cavolo, non l'avevo visto. Guardate che bello anche questo soffitto, veramente stupendo. Come ho detto, i castelli di solito sono pieni di affreschi, di decorazioni, e anche questa ringhiera con le colonnine, veramente molto carina, con questo angolino. Ci troviamo all'esterno, guardate già i dettagli sul muro, sono veramente interessanti. Allora, ci troviamo sempre nei sotterranei, sto salendo dei gradini veramente ripidi, tra l'altro sono piccolissimi e il piede quasi non mi ci sta. Guardate qua che soffitto, ragazzi, bellissimo. E infatti, veramente stupendo questo soffitto, sembra che l'abbiano quasi fatto ieri. E qua mi sa, guardate anche le pareti, qua addirittura si sale con tutta la scalinata affrescata. Che spettacolo, ragazzi. Entriamo in un salone, guardate, stupendo, pareti, colonne affrescate, il soffitto qua è veramente semplice, sì, carina la forma, ma nulla di che. Però per il resto, vedete, le pareti sono tutte quante affrescate. Comunque anche questi stemmi che coprono quasi tutto il no, però questa decorazione che copre tutto il soffitto è veramente tanta roba. E tra l'altro anche la forma del soffitto è molto interessante, con questi semiarchi. È veramente bello, bello, sia l'affresco che la forma del soffitto. Forse, però, questa è un'opinione soggettiva, mi piace di più la forma del soffitto in certi sensi che gli affreschi. Allora, ripercorriamo la strada che vi ho mostrato prima, così ci avviciniamo a questo soffitto veramente stupendo. I castelli sicuramente mi piacciono proprio per questo, perché davvero in ogni spazio si possono notare disegni e decorazioni. Guardate qua, qua mi sa che arriviamo proprio al vero e proprio castello. Tra l'altro leggevo che il paese nella quale ci troviamo era situato in posizione ottimale, perché era vicino, era confinante con la Repubblica di Genova, lo Stato Sabaudo e alcuni ducati lombardi. Naturalmente adesso i ducati e quegli stati non esistono più. E anche all'esterno è veramente tanta roba, con la torre, poi ci voglio andare, ma anche con questi archi che a me veramente piacciono tantissimo. Mamma mia, ragazzi, guardate il soffitto! Guardate il soffitto, quanto è bello! Mamma mia! Esatto! Che spettacolo! Veramente spettacolare! E là sicuramente c'era un camino, forse la stanza più conosciuta però di questo castello è quella dove si trovano due camini, nel senso che c'è un camino su un piano e l'altro su un altro, però il pavimento non c'è più e quindi alla fine risultano essere due camini in uno.
Guardate che è veramente imponente, mi piace ritrovarmi tra le mura di un castello così, così antico. Mamma raga, guarda, mamma che bella questa stanza. Guardate che bella questa stanza. Cioè, affreschi nuovi. Beh, comunque ragazzi, è veramente... Cioè, i castelli regalano questi soffitti. Forse, mi permetto di dire, questo è uno dei più bei soffitti che Urbex MJ abbia mai visto. Anche qua, signori, signori miei, un soffitto da paura. Vi assicuro che a occhio nudo è tutta un'altra cosa. Mi dispiace che voi non siate qua con me per potervi vedere, per potervi godere questa bellezza, però mi dispiace dirlo, ma a occhio nudo, l'ho detto poc'anzi, lo si vive nettamente meglio. E qua c'è scritto anche, secondo me, quello che raffigura l'affresco. Alberto Guasco fa prigione Guglielmo di Monferrato 1290. Mamma mia ragazzi, bellissimi questi, cioè sembrano veramente fatti ieri, stupendi. Ah, eccola qua la stanza del doppio camino. Eccola qui, finalmente l'abbiamo trovata. Devo stare attento perché guardate lì, c'è veramente un buco, quindi finire di sotto è veramente un attimo. Ma come vi ho detto prima, queste sostanzialmente erano due stanze, vedete, una qua al piano dove mi trovo io e l'altra al piano di sopra, e crollando il pavimento lo hanno trasformata a tutti gli effetti in una stanza singola, facendo così risultare due cabini al prezzo di uno, diciamo. Allora, entriamo in questa stanza. Guardate ragazzi la quantità industriale che c'è di documenti. Mamma mia, impressionante. Ah, ce ne sono anche qua sopra il tavolo. Esercito di voto 1874. Ma guardate quanti documenti qua. Per leggerli tutti bisognerebbe stare un'intera giornata. Fu una base nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che quasi tutti i posti che abbiamo visitato siano stati poi presi dalle truppe tedesche, perché comunque sia questo che l'altro castello che abbiamo visto erano situati proprio nel punto più alto della città, quindi come immaginerete, in guerra stare nel punto più alto è veramente un punto di favore e mica da ridere. Adesso finalmente potrò percorrere questa scala, che già si presenta bene, i gradini, i miei piedi ci stanno tutti, quindi già iniziamo bene. Allora, continuiamo a fare esercizio fisico, quindi continuiamo a salire. Naturalmente i soffitti non vi sto neanche più a sottolinearli perché sono veramente belli, che una volta basta e avanza. Però questo qui è diverso. E lì è sopravvissuto anche un... un lampadario è una parola. Però il soffitto è veramente qualcosa di importante. Sono sincero, trovare posti così poveri di arredamento, ma pieni zeppi di affreschi, mi piace, quindi personalmente credo che gli darò un punteggio alto. Siamo, credo, all'ultimo piano. E questo era un bagno. Cioè, un bagno nella torretta. Con l'asse in legno, tra l'altro. Sì, con l'asse in legno, è vero, è vero. Con l'asse in legno, come diceva giustamente la Francesca.
misteriosa leggenda dietro a questo castello, che però la leggenda, attenzione, udite udite, non riguarda presenze, spiriti o quant'altro, ma riguarda dei gatti, perché sembra che i primi gatti di razza birmana vennero proprio ad alloggiare, tra virgolette, qui nel 1935. Uno scrittore disse che gli vennero regalati al Duca d'Aosta, che poi li regalò alla proprietaria di questo castello. L'esplorazione è giunta al termine, sicuramente essere in un castello medievale o comunque che ha più di 700 anni è una cosa che non capita tutti i giorni. Avete visto, gli interni sono sostanzialmente vuoti, però al contrario sono pieni zeppi di affreschi. Proprio per questo noi di Urbex & J abbiamo assegnato a questo castello 7 punti Urbex. Come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, che potete trovare qua sotto in descrizione: Facebook, Instagram. Visitate il nostro gruppo WhatsApp, scriveteci qualora vogliate entrare, e il nostro sito web urbexmg.it. Iscrivetevi inoltre al nostro canale YouTube, perché ogni domenica alle 15 esce una nuova esplorazione. Io da questo castello e dal Piemonte abbandonato vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo come sempre ad una prossima esplorazione. Ciao!